Non vedo bene in sala chi c'è, ma la maggior parte delle persone in realtà era già presente al convegno, sanno già più o meno di che cosa si tratta, però due parole, proprio due parole, io le dico. Marian è un lautar, cioè appartiene a questa categoria straordinaria di musicisti professionisti rom della Romania, che è una storia lunghissima, una storia che parte, per quanto sono, insomma, le attestazioni che noi abbiamo storiche, dalla fine del 1300, dall'ultimo scorcio di secolo del 1300, appunto in questa terra, in Romania. I primi musicisti zingari arrivarono lì in questo periodo e per lunghissimo tempo suonarono soprattutto all'interno delle corti e dei monasteri, delle tenute dei monasteri, delle corti, delle tenute dei signori. E quindi facevano musica di corte, una musica che era influenzata a sua volta dalle diverse provenienze culturali, insomma, che hanno interessato i principati rumeni nel lungo corso di questi secoli. Fra cui sicuramente va fatta menzione delle musiche, al plurale, turco-ottomane, che furono tantissime, insomma, e molte altre in tempi più recenti. Adesso devo fare proprio in maniera molto, molto rapida: in tempi più recenti, anche molta musica proveniente dall'Europa occidentale, che in qualche misura, queste due fonti, unitamente a una certa originaria musica contadina presente in Romania, ha finito per creare questo amalgama peculiare, che è la musica lautareasca, così la chiamano loro, cioè la musica dei lautari, appunto, che nel corso del Novecento ha preso questa sua identità un po' musica turca, un po' jazz. Purtroppo, per fortuna, perché poi c'è anche l'opportunità di sentire questo strumento nello specifico, però se sentiste un taraf, un ensemble di lautari, percepireste molto meglio alcuni di questi caratteri, avendo il contrabbasso, la fisarmonica, magari un violino, un clarinetto. Comunque, già il cimbalo ci darà un'idea di alcuni di questi caratteri musicali. Ecco, dicevo, una musica che contiene moltissimi elementi diversi, appunto, dicevo, il jazz, la canzone francese, qualcosa anche che deriva direttamente dalla musica colta europea, e naturalmente tutta una serie di stimoli invece che provengono da musiche contadine rumene. Musiche modali, musiche anche con una origine, insomma, molto molto arcaica. E magari proprio due parole anche su questo strumento: è uno strumento particolare, peculiare di quest'area, ma anche con una diffusione con nomi diversi nelle zone circostanti. Si chiama, noi lo conosciamo come cimbalo, non si dovrebbe dire cimbalo perché è un nome ungherese, perché lì in Ungheria ha conosciuto un successo, una storia molto molto forte. In realtà anche in Romania ha una grossissima diffusione, lì si chiama Zambal, quindi anche il nome, insomma, in qualche misura lo richiama. E questo nella versione, virgolette, grande, insomma, quindi con, appunto, intanto vedete, con una pedaliera, cioè in qualche misura un incrocio fra una precedente versione di cimbalo, diffuso non solo in area rurale, anche nelle corti ci sono attestazioni, e il pianoforte, quindi c'è la pedaliera con un pedale che permette di sollevare o abbassare una sordina, esattamente sul modello di quello che avviene con il pianoforte, e naturalmente una cassa armonica molto, molto più grande, queste, le gambe, eccetera, e anche una struttura anche dei cori di corde, mediamente tutte, a parte le corde più basse, tutti i cori tripli, quindi tripla corda, cioè qualcosa anche che nel telaio richiama molto anche visivamente, se voi poteste vederlo da vicino, il pianoforte. Ci sono controversie su da dove derivi questo strumento, o meglio il suo antenato, quello senza le gambe che normalmente i lautari imbracciano con una tracolla molto più piccolo, zambal mic, cioè cimbalo piccolo, anche loro stessi lo chiamano in questa maniera. Insomma, gli organologi non sono esattamente d'accordo. L'ipotesi che si è fatta per lungo tempo è che derivasse dal santur persiano. In realtà, che derivi dal santur persiano, o piuttosto dallo psalterion greco, o da qualcosa che era ampiamente diffuso, cioè non si sa esattamente il canale di irradiazione. Fatto sta che comunque in un'area molto ampia, diciamo corrispondente alla fase ma di maggiore espansione dell'impero ottomano, questo strumento era presente in diverse forme, e proprio tramite l'impero ottomano. E forse, come anche Marian diceva, ma non so, non solo lui, ma anche storici, proprio per il tramite di zingari, musicisti professionisti,
ha conosciuto una diffusione all'interno dell'Impero Ottomano, ha anche varcato i confini dell'Impero Ottomano e è penetrato in Europa occidentale, benché dei salteri fossero presenti, dei salteri non percossi, fossero, perché questo è percosso con delle bacchette, presenti anche precedentemente nelle altre aree d'Europa. Comunque, per farla breve, per arrivare insomma, a dire questo aspetto della storia del cimbalo che può risultare curioso, anche se è solo un'ipotesi, anche magari facilmente confutabile, possiamo anche considerare questo tipo di salterio appunto percosso, cioè questo strumento con delle corde poste evidentemente che non viene pizzicato con le dita ma viene percosso con delle bacchette, diffusosi forse anche per il tramite degli zingari anche in Europa occidentale, piano piano oltre i confini dell'Impero Ottomano verso l'Europa occidentale, possa essere in qualche misura, in un certo senso, un antenato del clavicordo, del clavicembalo e quindi del nostro pianoforte, salvo poi esserne successivamente influenzato e diventare questa cosa, insomma, che tende nuovamente a imitare il pianoforte, quindi con una circolazione di elementi, di materiali, da una direzione all'altra e dall'altra direzione a quella di partenza, no? Comunque, adesso al di là di questo fatto, non lo so, potrei dire, adesso sullo strumento non dico altro, magari molti di voi hanno avuto modo di ascoltare in qualche caso Lautari, ensemble di Lautari in giro per l'Italia, anche per Bologna, ce ne sono molti meno, più a Roma, Milano, Torino. Marian è in Italia dal 94, mi ricordo bene, è arrivato in Italia nel 94, quindi in seguito al collasso della Romania è stato uno dei tanti rumeni, insomma, che mi fa segno di stringere, che è venuto qua. Va bene, dico solo questa cosa qua. Allora, i Lautari in moltissimi casi si tramandano il mestiere di generazione in generazione. Il papà di Marian suonava, il nonno di Marian suonava e anche il bisnonno, siamo riusciti a risalire fino alla terza generazione, insomma, indietro, erano suonatori, molto probabilmente anche da prima. Molti di questi musicisti erano suonatori di cimbalo, quindi era uno strumento molto presente nella sua famiglia. E, come dire, l'abbiamo detto un po' anche le altre volte, sono musicisti molto abituati a suonare nei più diversi contesti, ad adattarsi molto rapidamente, sono musicisti professionisti, molto rapidamente alle più diverse richieste ed esigenze. Erano musicisti di corte, sono diventati musicisti delle feste contadine e anche di una pluralità di altre situazioni, i caffè delle città, i ristoranti e molto altro. Arrivati in Italia, molti di loro, i più abili di loro, io mi sento di dirlo sicuramente nel caso di Marian, hanno trovato anche una collocazione all'interno del nostro mercato musicale, naturalmente anche in questo tipo di contesti, nei festival di musica etnica e anche in altre situazioni. Marian suona quasi stabilmente, insomma, anche con Monio Vadia, oltre che in altre situazioni. Insomma, è interessante perché in effetti io ho parlato anche troppo. Marian è anche un musicista come molti Lautari che ha poco bisogno di una mediazione, perché lui stesso, la sua musica, insomma, lui è in grado benissimo da solo di stabilire un contatto con voi, poi sono anche molti anni che sta in Italia, insomma, e quindi niente, lascio lo spazio a lui. Dico magari questo, solo questo, insomma, per introdurre la cosa. Adesso lo lascerò suonare, lui stesso tra l'altro sa moltissimo delle sue musiche, quindi adesso lo farà lui, introdurrà i singoli brani, vi dirà da dove provengono, altre cose, ma questo può essere anche un momento di scambio con voi, se ci sono questioni, domande che volete fare a lui o a me, se sono in grado di rispondere, può essere anche un momento così per interagire, per avvicinarsi a questa cosa, appunto è un incontro concerto. Quindi io adesso mi faccio la parte ma rimango qui e lascio il campo a Maria. Thank you.
Grazie, grazie a tutti. Allora, questo brano che io ho eseguito come apertura è un brano che si chiama Una doina, una ballata, The Door, Si Gialle, sarebbe nostalgia e amarezza, quindi un lautaro quando, che ne so, dentro di sé è molto triste o ha un problema come a ognuno di noi succede nella vita, e allora in quell'istante esprime il suo, diciamo, dolore, perché ovviamente si sente, anche voi lo percepite come una canzone, se lo posso chiamare triste. Invece il secondo è un brano che è stato composto di un grande cimbalista Murom che si chiamava Mitika Ciuciu, si chiama L'Aculés de Cucuruz, sarebbe quando vai alla raccolta di gran turco, qualcosa di genere, mi viene adesso il termine in italiano. E questo compositore è venuto a questa idea di dedicarla a tutte le donne contadine che lavoravano sull'orto, sul campo. Invece adesso fare un altro brano che si usa secondo la nostra tradizione quando si cominciano i preparativi per vestire la sposa e anche lo sposo. È un brano molto lento, ovviamente io sono un musicista che non canto, quindi solo strumentista, come si dice da noi. È un brano molto lento. In questa canzone, che quando va cantata racconta, dice il cantante, dice alla sposa, dice: guardati bene i tuoi genitori, i tuoi fratelli, i tuoi amici, perché dopo, una volta dopo averti sposata, non sarai più la vergine, nel senso la bambina di una volta che avevi la libertà, e poi anche nello stesso caso anche per lo sposo. Thank you.
nella festa del matrimonio, prima che cominciano a regalare i soldi, no? Agli sposi. Quindi arriva una donna con un vassoio sopra, c'è una gallina, insomma, fatta abbastanza bene al forno, come dico io, ormai zitta, lo sai Elio, a noi rombi tutte le verdure, solo la bistecca ci piace, soprattutto, ecco qua. E questa donna, insomma, fa l'ingresso da qualche angolo di un ristorante, che ne so, un tendone grande, e comincia a ballare su questo tipo di ritmo. Tipo di ritmo che deriva dalla zona, questo comunque c'ha delle contaminanze dalla regione Dobrogea, Costanza, Mar Nero, che ovviamente sono delle contaminazioni bulgare e un po' anche turche, ovviamente come la linea melodica, anche come ritmo. Invece questo ritmo, adesso che un altro brano, deriva dalla regione di Oltenia, che è una regione confinante con la Valachia, la capitale della Romania, Bucarest, che si chiama Rustem.
grazie. Un altro invece che si chiama serba. Serba sarebbe come da voi la pizzica, no? Sempre deriva dalla regione Volterbia. Difficile perché questo è uno strumento fantastico e molto bello, però se non c'è accompagnamento si sente un po' vuoto, se non c'è, che ne so io, una fisarmonica o soprattutto una fisarmonica, perché la fisarmonica, essendo uno strumento molto molto abbastanza completo, riempie molto. Però spero che va bene anche così. Thank you.
Si sente? Ah, okay. Dico solo una cosa, effettivamente, come dire, per aiutarlo un po' a questa, cioè lui l'ha denunciato prima, effettivamente il cimbalo, così come usato dai lautari, non è uno strumento da concerto solista, e ve ne sarete accorti, cioè lui continua, ha accettato questa scommessa con me, effettivamente molto, molto ardita, di fare un concerto da solo, benché qualcuno poi lo faccia anche, e avrete notato, naturalmente questa è anche una dimostrazione pratica di come un lautaro, un musicista professionista di questo calibro, si adatta davvero all'ultimo momento. Io non so quanti concerti solisti tu abbia fatto. Pochissimi. Non mi va di... Esatto, si adatta anche all'ultimo momento a un compito così arduo come cercare appunto di far capire a noi che cosa vuol dire questa cosa. Lui ha cercato di mettere insieme, cioè di ogni brano faceva vedere sia la parte di accompagnamento che la parte di solista, cioè continuava a andare da una parte all'altra come se fosse... perché normalmente nei taraf c'è una specializzazione degli strumenti, il cimbalo può fare sia la parte solista che l'accompagnamento, e quindi lui cercava di farvi vedere questo, ma chiaramente il tempo non partiva mai, cioè partiva ma solo per breve tempo, poi... però io devo dire è straordinario come lezione, perché insomma, ho fatto una lezione esemplificativa di come può funzionare questo strumento, di quali ampissime possibilità abbia. Abbiamo ancora... paio di brani, tre brani, 10 minuti, un quarto, sì, non so. Sì. Ok. Va bene. Ok.
Vabbè, allora ti lascio riposare giusto un secondo. Cioè, avete visto quindi questo strumento utilizzato in questa maniera qui assomiglia molto di più al pianoforte, ovviamente. Cioè, questo suo modo di suonare in questo momento dà conto molto di più della virgolette contaminazione col pianoforte. Penso che lui abbia spaziato su non so quanti generi e stili musicali europei, diciamo europei del secolo scorso, compreso il ragtime. Io non gli ho mai sentito fare una cosa, stride piano, ragtime, insomma qualcosa che riguarda uno stile pianistico nordamericano degli anni 10-20. L'influenza jazzistica si sente moltissimo nel suo modo di suonare. Lui è un grandissimo appassionato di jazz francese, di jazz manouche, ma come tantissimi lautari di Bucarest non è una cosa solo sua, quindi loro... No, per dirvi, però veramente ci sono c'è questo genere di anche di così commento ironico, di appropriazione ironica, no? di una serie di stilemi. Naturalmente l'uso dell'arpeggio è una, come avete sentito, insomma, è una cosa anche peculiare di questa musica, però no, se lui suonasse queste cose qui in questa maniera qui a una festa sarebbe cacciato, una festa di matrimonio o zingara sarebbe cacciato, non è questo quello che gli si chiede a una festa. Qui ci sta facendo vedere, insomma, che cosa si può fare, anche calcando un po' la mano, esagerando, insomma, cosa si può fare con questo strumento, si possono fare tantissime cose. Va bene, io davvero ti ringrazio ancora. Grazie a voi. Ti lascio per un ultimo brano, lo introduci tu, lo commenti tu. Vi ringrazio a voi invece di aver partecipato e spero presto, che è sempre un mio augurio quando c'è Marian, insomma, di poter portare magari anche in queste sedi, come già è stato, un taraf completo, un gruppo completo, così vedrete un'altra faccia, insomma, di questa musica e un altro uso di questo strumento. Allora, chiuderò con un ultimo brano che è abbastanza veloce, abbastanza aggressivo e ogni tanto, come scherzo io, ovviamente stando insieme ai miei colleghi, al gruppo taraf, dico mettetevi le cinture di sicurezza perché è un brano abbastanza veloce e molto aggressivo.